ritrovati amici YouTube da Barato 80. Allora, in questo nuovo video che vi mostrerò oggi farò la deck profile di una lista che mi è stata chiesta da un utente registrato al canale, l'utente Bastardo Dentro, che appunto mi chiedeva di creare un deck basandoci sugli artista amico, il Performapal, e abbinandoli ai draghi. Allora, vi premetto che questa lista mi ha dato un po' filo da torcere, perché pur vero che i draghi, i Performapal, hanno appunto questa probabilità di andare a modificare e giocare sull'attacco difesa dei nostri avversari, però di per sé sono sempre delle carte un po' debolucce, quindi andare a trovare delle carte drago che andare a avere una sinergia con i Performapal non è stato molto semplice. Però nonostante tutto ho creato una lista definitiva che adesso vi andrò a mostrare. Allora, intanto vi mostro la lista di per sé delle carte e poi vi vado a spiegare il perché, l'uso delle carte e gli effetti e le combo da poter utilizzare. Allora, intanto il 2x di artista amico Rospo Giratore, poi il 2x di artista amico Serpente Frusta, il 2x di artista amico Pesce Spada, poi l'1x di artista Caleido Scorpione, poi il 3x della nostra Maiden o fanciulla con gli occhi di blu, poi il nostro grande e sommo drago bianco occhi blu, l'1x la pietra bianca della leggenda, 2 drago di labradorite, poi il 2x di drago divino di Apocalif, poi il 2x di drago luce pulsar, l'1x di drago fiamma nera, poi 1x di viverne eclisse, un drago metallico oscuro occhi rossi, 1x perché la Konami questo ci dice, poi una cavalcatrice dei venti di tempesta, un onesto che ci sta sempre, poi un BLS, 2 zombie untore. E questi sono i mostri. Magie: 2x di baratto, 2x di reliquario del drago, 2x di pianto d'argento e una sepoltura sciocca. Magie: mentre le trappole abbiamo 2x di abilità risolutive, 2x di esplosione di ali alla fenice, 1x di dispositivo, un buco trappola senza fine e un avvertimento solenne. Allora, iniziamo a spiegare il perché appunto delle carte e in che modo andare a utilizzare. Allora, intanto queste sono carte che già vi ho mostrato in una deck profile precedente, quindi chi non l'ha vista dopo il termine di questo video vada subito a vedere questo e tutti gli altri fatti da me. Allora, l'artista amico Rospo Gigante è una carta pendulum che, se attivata come carta pendulum, ci permette una volta per turno di poter invertire l'attacco e la difesa di un mosso nel terreno. Questa è una carta che può benissimo essere utilizzata con la combo o la Maiden, in quanto la Maiden, se viene attaccata da un mosso avversario, vi spiego gli effetti che ha. Se viene attaccata dal mosso dell'avversario, noi annulliamo l'attacco, va in difesa e possiamo, e se vogliamo, possiamo evocare specialmente un drago bianco occhi blu dalla mano, dal deck o dal cimitero. Stessa cosa avviene se viene bersagliata dall'effetto di una carta. Quindi, se noi evochiamo normalmente la Maiden e attiviamo il nostro Rospino come carta pendulum, attiva il suo effetto, bersagliamo la Maiden, si attiva parte dell'effetto della Maiden ed evochiamo specialmente il drago bianco. Per chi non lo sapesse, questo è un effetto che può essere utilizzato una sola volta per turno
E la stessa cosa vale nell'eventualità che questa carta viene attaccata e quindi annulliamo l'attacco e va in difesa. In quel caso può essere poi distrutta dall'effetto di una carta o comunque bersagliata, perché l'effetto o l'uno o l'altro vale solo una volta per turno. Quindi nel nostro turno noi ci evochiamo lei e ci evochiamo il blebittone da 3000, lo so, bel dragone gigante. Poi stesso ragionamento possiamo fare con questa, che diciamo che nella maggior parte delle volte quando c'è la Maiden nel terreno è sicuro che comunque, diciamo, è difficile che il nostro avversario vada a attaccare o vada praticamente a bersagliare la Maiden, appunto per evitarci a noi di avere il bittone a 3000, il drago bianco, quindi per evitare di agevolare a noi il gioco. Diciamo che al 90% dei casi, 95% dei casi, se noi abbiamo la Maiden nel terreno, quindi evochiamo normalmente, nel turno prossimo dell'avversario è difficile che lui vada a interagire con quella carta, tranne se non abbia delle carte settate che può comunque andarci a bloccare l'effetto, quindi io sono con un'abilità risolutiva, però dico, sono casi eccezionali. Quindi in ogni caso, se noi abbiamo l'evocazione normale abbiamo la Maiden nel terreno, possiamo praticamente attivare l'effetto suo e quindi interagire sulla Maidra, o comunque attivare l'effetto suo per i mossi dell'avversario. Allora, artista amico pesce spada. L'artista amico pesce spada, se viene evocato normalmente, l'avversario, i mostri che controlla l'avversario, scoperti ovviamente, perdono 600 d'attacco e 600 di difesa. Per ogni mostro poi evocato specialmente, quindi più volte anche nello stesso turno, i mossi dell'avversario scoperti perdono 600 attacco e 600 di difesa. Quindi questa è una ottima carta nel caso in cui praticamente possiamo, quindi evochiamo normalmente e gli facciamo perdere 600. Poi ad esempio potremmo utilizzare la carta magia Pianto d'argento, che ci evoca specialmente un drago normale al cimitero, e in quel caso lui fa perdere altri 600 d'attacco e difesa al mostro avversario. In questo caso poi la combo, si può utilizzare una bellissima combo per fare delle evocazioni dell'hexadeck, ma ve lo dirò appena vi mostrerò l'hexadeck. Questo è per. Poi ovviamente con il deck drago, appunto, come già il nostro amico bastardo dentro, mi fa ridere a chiamarlo così. Poi se eventualmente mi dici il tuo nome, così evito magari di sempre mettermi a parolacce. Comunque il nostro suggeritore di questa checklist, come appunto lui aveva già comunque descritto nel messaggio, i draghi, il mazzo drago tende sempre a fare più evocazioni speciali in un turno, quindi con quella carta al terreno, cioè noi facilmente potremmo azzerare tutti gli attacchi e difese dei mossi del nostro avversario. Poi artista amico Calido Scorpione. Allora, questa è intanto una carta di livello 6, luce, scala 4. Allora, intanto vi dico che per chi non l'avesse notato, chi magari in quel momento, cioè chi sta guardando in questo momento il video, magari potesse pensare al fatto di avere due carte pendulum. Allora, queste due carte pendulum come evocazione pendulum sono inutilizzabili, in quanto sono le uniche due che ho messo, ovviamente. Questa è scala 3, questa invece è una scala 4, praticamente non si può evocare un ciuffo, non si può evocare praticamente nulla. Quindi sono solamente carte che hanno l'uso dei loro effetti come carta per effetto, come carta mostra effetto. Poi, allora, quindi questa ci permette, là, se viene, intanto se viene attivata come carta pendulum fa prendere 300 a tutti i mostri luce nel nostro terreno. Quindi è un vantaggio in più se abbiamo praticamente mostri luce nel terreno che facciamo prendere attacco e possiamo comunque avere un'ottima difesa, specialmente abbiamo un drago bianco che va a 3003 o poi anche altri mostri. In più, questa, se invece è evocata come mostro, noi possiamo bersagliare un mostro da controllato, quel mostro può attaccare tutti i mostri nel terreno dell'avversario che sono stati evocati specialmente. Quindi può attaccare una volta tutti i mostri che sono nel terreno, una volta per ogni mostro. Quindi è un'ottima carta qualora ci possiamo evocare. Quindi questa magari abbiamo una carta già nel terreno coperta, questa ce la evochiamo tributando. Abbiamo drago bianco nel cimitero, attiviamo pianto d'argento, ce l'evochiamo specialmente e in quel caso
Lui praticamente ci permette di evocare di poter attivare l'effetto col drago bianco evocare. O ancora meglio, ipotizziamo il caso in cui già c'è lui nel terreno. Evochiamo noi il drago bianco. Lui fa attivare l'effetto e fa perdere 600 attacchi a difesa all'avversario. Noi facciamo la nostra evocazione normale tributando lui. E in questo caso lui attiva l'effetto, bersagliamo drago bianco e drago bianco attacca tutti i mostri. E poi specialmente il suo avversario e sono ammazzate 3000 di draghetto. Ok, quindi la Maiden appunto già spiegato per come va attivarsi l'effetto, il drago bianco qua. Allora, la pietra bianca della leggenda, appunto è ottima, intanto è un livello 1, è un tuner, è luce, in più ci permette di aggiungere un drago bianco in mano, qualora abbiamo praticamente il baratto e quindi serve praticamente un drago bianco in mano. Possiamo usarlo o con il requirio del drago che manda al cimitero fino a due mostri tipo drago, ovviamente a patto che il primo sia normale. Se il primo è un mostro normale possiamo mandarne un secondo, e in quel caso, siccome al massimo sono due, possiamo mandare poi chi ci pare, tanto non cambia nulla. E quindi in questo caso possiamo utilizzare il drago di Labrodite, che è un normale, peraltro livello 6 tuner. Infatti questo va in combo con il nostro artista amico pesce spada. Quindi evochiamo normale, perde 600 attacchi e difesa, pianto d'argento, quindi possiamo mandarle lui al cimitero con reliquiario. Poi abbiamo pianto d'argento, lo evochiamo specialmente e l'avversario perde sulle mosse altri 600 attacchi e difesa, e più fare poi il nostro sincro. Quindi questa praticamente è utilizzata anche come tuner, essendo, quindi per fare anche dei sincro, o per evocarsi praticamente poi, o per avere comunque il drago bianco in mano nel caso in cui abbiamo un baratto che ci fa aggiungere due carte dal deck, cioè pescare due. Poi, allora, Drago Divina Apocalypse, allora, principalmente l'ho messo perché comunque, come vedete qui ho aggiunto Luce Pulsar, Fiamma Nera. E poi ho messo BLS che si possa evocare solo rimuovendo un mostro luce o un mostro oscurità, quindi principalmente l'ho messo perché in quanto questa è un'oscurità. Poi comunque dico, l'effetto che ha è interessante in quanto noi possiamo una volta per turno, quindi se lui viene evocato, se lui sta nel terreno, possiamo scartare una carta. Quindi in questo caso possiamo appunto scartare la pietra bianca della leggenda o qualunque altra carta ci pare. Possiamo scartarci praticamente un zombie untore, quindi che ci permette di stare evocato specialmente dal cimitero, e aggiungere un mostro tipo drago dal cimitero alla mano. Quindi in quel caso, in base alla situazione che abbiamo, quindi il ragionamento che vi ho fatto prima, se ci serve a noi un drago bianco, in questo caso scartiamo una carta, prendiamo un drago bianco e se abbiamo baratto in mano attiviamo l'effetto di baratto per pescare altre due carte. Quindi sono comunque. Si può giocare in base alla situazione che viviamo, che c'è. Poi Drago Luce Pulsar, Drago Luce Pulsar perché si evoca specialmente rimuovendo, in più l'effetto anche che diciamo che mi ha fatto apprezzare sempre questa carta è che quando questa carta dal terreno va al cimitero, per effetto possiamo evocare specialmente un mostro oscurità dal cimitero. Nello stesso momento in cui viene distrutto, quindi dal terreno va al cimitero, si attiva l'effetto ed evochiamo specialmente un mostro oscurità. Quindi questo è un effetto grandioso perché comunque abbiamo diversi mostri oscurità, c'è Fiamma Nera che si evoca sempre rimuovendo un mostro dal deck al cimitero, rimuovendo dal cimitero un mostro luce oscurità, o allo stesso tempo Luce Pulsar dal cimitero possiamo evocare scartando, cioè rimuovendo dal gioco dalla nostra mano un mostro di tipo luce o un mostro di tipo oscurità. In più, all'esempio Fiamma Nera c'è anche un altro effetto, che noi una volta per turno possiamo mandare una carta di tipo drago dalla nostra mano al cimitero, un altro mostro di tipo, poi un mostro di tipo drago dalla nostra mano, un altro mostro di tipo drago dal nostro deck, tutte e due al cimitero, e scegliere come bersaglio una carta in qualsiasi cimitero e bandirla. Quindi, ad esempio, o lo possiamo attivare per toglierci di mezzo una carta che magari nel cimitero del nostro avversario potrebbe essere fastidiosa, che ormai tutti i deck funzionano tutti col cimitero,
Oppure possiamo utilizzarla perfettamente per attivare il suo effetto, risolvere il suo effetto. Quindi, quando Viverne Eclisse va al cimitero, possiamo rimuovere dal nostro deck un mostro di tipo un mostro drago o luce o oscurità di livello 7 o superiore. Quindi in questo deck ne possiamo solo rimuovere o un drago bianco che è 8 livello luce o drago metallico occhi rossi che è oscurità ed è livello 10. Se poi lui viene rimosso dal cimitero, in questo caso noi aggiungiamo alla mano la carta bandita dallo stesso suo effetto. Quindi questo è un modo ottimale per poter utilizzare l'effetto di fiamma nera in quel caso. O altrimenti, dico, possiamo anche utilizzare l'effetto normale, quindi lo evochiamo specialmente rimuovendo un mostro luce o un mostro oscurità. Poi dipende anche dal gioco, quindi può capitare che magari che secondo me l'ideale sarebbe fare praticamente evocare lui specialmente, poi mandare per attivare il suo effetto, mandare una carta al cimitero dalla mano e un'altra dal deck al cimitero e rimuovere lui in modo tale che aggiungiamo. Quindi per esempio, se noi abbiamo in questo momento due carte, due cartoline, così, due draghetti piccolini, un'ipotesi, mettiamo caso noi abbiamo nel cimitero drago Divina Procalif e abbiamo lui nel cimitero e abbiamo drago bianco in mano, giusto? Cosa faccio io? Io mi sono attivato l'effetto di Viverne Eclisse e ho rimosso lui, quindi lui è rimosso dal cimitero, lui sta nel cimitero insieme a questi due. Io cosa faccio? Mi evoco lui specialmente rimuovendo 1 e 2. E me lo evoco. Poi cosa faccio? Posso praticamente andare a attivare il suo effetto. Mi scarto drago bianco dalla mano. Mi aggiungo un'altra carta, per esempio, di tipo drago, che potrebbe essere anche il drago di Labrodite. Ipotesi. Ed è rimuovo una carta. Rimuovo lui. In questo caso che faccio? Attivo l'effetto. E me l'aggiungo alla mano. Posso eventualmente poi tributarmi lui, evocare lui specialmente, ed evocarmi drago bianco. Dico, questo effetto l'avrei potuto attivare anche senza bisogno fare tutto questo movimento. Quindi, facendo un passo, quindi in questo caso io mi ritrovo questi due. Però facciamo un passo indietro. Vogliamo il caso che invece io abbia. Quindi ritornando alla situazione di prima. Io ho questi tre al cimitero. Questo ce l'ho nel deck. Quindi lui questo è al cimitero. Quindi cosa faccio? Mi evoco lui. Mi rimuovo. Uno. Mi rimuovo praticamente uno e due. Me lo evoco. Attivo l'effetto. Vado qui qui va la mano. Posso evocare specialmente tributando lui. E lui viene rimosso e mi evoco specialmente lui. La situazione è analoga, però la differenza qual è? La differenza è che noi in questo caso, ipotesi, abbiamo lui nel cimitero, cioè è un tunnel, è un livello 1, però è una carta con 300 di attacco e 250 di difesa. Mentre se io in questo caso avessi mandato per esempio lui, o mettiamo caso invece, avessi mandato io un drago luce pulsar, o magari mi sarei mandato un altro drago bianco dal mio deck. In questo caso ho un altro bittone al cimitero, cioè io ho il cimitero ancora pieno. Che non si possa parlare, mettiamo caso in quel caso l'avversario non ha che fare. Noi appena ritocca il nostro turno, attiamo l'effetto, ce lo rievochiamo e abbiamo un altro drago di 3000 attacco. In quel caso chi ci evochiamo? Lui? Cioè, quindi capita la situazione qua. Quindi quello è un modo per poter avere il cimitero, diciamo, riempito di mostri che possa essere utile, o possiamo anche o magari potevamo avere anche in mano pianta d'argento e quindi evocarci lui più perfetto, ci evochiamo un altro drago. Quindi è un modo per poter avere più draghi possibile, avere sempre il cimitero pieno. Poi attenzione, dipende dalla situazione, magari potrei anche non essere convenirmi questa situazione che invece è quella che suggerisco io. Poi dipende anche i casi in cui il modo in cui uno sta
cioè gioca la partita. Quindi, aspettate che risistiamo qui tutto. Rambarabacciccicocco. Che avere le cose disordinate non mi piace. Non mi piace. Allora, tu e tu siete stati qui, tu e tu stai qui, tu e tu stai qui. Tu stai accanto a tutto che tuo bianco. Quindi questo così, questo così, questo così, questo così, va bene. Poi passando avanti. Allora, l'uno per di cavalcatrice e 20 di tempesta. Allora, questa è una carta drago livello 1 tuner, quindi ottima per risincro e via dicendo. Allora, questa l'ho inserita perché intanto è un drago, è un livello 1, cioè, a parte essendo comunque una carta di per sé un tuner, però c'è anche un effetto molto interessante. Io posso equipaggiare questa carta o dalla mia mano o dal terreno a un drago normale, quindi in questo caso drago bianco. Nel momento in cui io attacco, il drago bianco, se sta per essere distrutto, quindi che ne so, l'avversario ci attiva una mirror, una forza riflessa, non è la carta equipaggiata, cioè non è il mostro, non è il drago bianco in questo caso che avrebbe distrutto, ma viene distrutta lei. Quindi noi ci salviamo il drago bianco, in quel caso possiamo continuare l'attacco, perché la forza riflessa è come se lui in quel momento annullasse l'attacco per distruggerci, ma nei momenti in cui viene distrutto lei, il drago bianco ancora il terreno, lui continua e va a attaccare di nuovo. Altra cosa interessante è che quando questa è equipaggiata e c'è il mosso dell'avversario in difesa, il drago bianco, in questo caso, parlando di drago bianco, o comunque il drago tipo normale, applica un danno di tipo perforante. Quindi se il nostro avversario ha quindi un mosso con la difesa ovviamente sotto i 3000, lui riceve danno di differenza, quindi ottima per poter elevare life point a chi crede di invece salvarsi. E immaginate di utilizzare praticamente l'onesto in combo, perché anche se il mostro è in difesa, noi comunque prendiamo sempre attacco ed è più danno che facciamo. Quindi nell'ipotesi in cui il nostro avversario praticamente ha un mostro con un attacco alto e difesa sotto i 3000, gli facciamo praticamente un danno incredibile. Poi il nostro BLS, che già conosciamo tutti, o comunque per chi non lo conosce, io comunque spiego il tutto, si evoca specialmente rimuovendo dal cimitero un mostro luce e un mostro oscurità. Ha due effetti: o bersagliamo una carta del nostro avversario e viene rimossa, un mostro sul terreno, non una carta, un mostro, e viene rimosso, in questo caso lui non può attaccare, il mostro deve essere scoperto. Oppure, se invece decidiamo di attaccare, se lui distrugge il mostro dell'avversario, possiamo attivare l'effetto e attaccare una seconda volta. Quindi deve essere distrutto il mostro e andare al cimitero. Aspettate, a volte uno dimentica gli effetti. Allora, durante il damage step, se questa carta attacca, attaccante distrugge un morso dell'avversario in battaglia, esso può effettuare un secondo attacco di seguito, quindi non occorre che dava al cimitero, basta che sia distrutta, quindi non la specie, quindi ancora meglio. Allora, mentre l'effetto di prima, scegli come bersaglio un mostro sul terreno, bandisci quel bersaglio scoperto, questa carta non può attaccare nel turno in cui attiva questo effetto, quindi quello era corretto. Poi i due zombie untore li ho messi perché comunque sono due tuner, hanno l'effetto che si aprono specialmente dal cimitero e questo è ideale per fare i sincro. In questo caso ora passiamo ai nostri extra. Allora, extra Branco Malvagio, Exiteon, 1 per, numero 82, poi numero 103. Ovviamente perché visto che abbiamo i nostri artisti amico che modificano attacco e difesa. Castel il moschettiere spa. L'altro giorno ho sbagliato. Si chiama il moschettiere spaccacielo. Non mi ricordo cosa ho detto l'ultima volta. Poi il nostro 101. Felgrand. Grande.
Poi numero 107, Dragolatti Occhi Tachionici. Un numero 82, numero 62, finalmente l'ho messo nel deck, che me lo chiedeva da quando l'ho adottato. Poi Catastor, che è il livello 5. Il nostro Amadeus, custode di tombe. Il nostro Stardust Dragon. Bills, questo lo possiamo, ecco, io poco fa dicevo questo lo possiamo evocare benissimo per effetto insieme con il drago Labradorite, perché è un tuner livello 6, infatti lui può essere evocato solo con un tuner oscurità e un mostro non tuner. Quindi immaginatevi questa bellissima combo da poter fare. Si evoca lui normale, i mostri avversario perdono 600 attacco, 600 difesa. Abbiamo il reliquiario del drago, mandiamo draghi al cimitero, attiviamo pianto d'argento, ovviamente ci mandiamo lui, si evoca specialmente altri 600 di attacco e difesa che perde. Bills, e chi lo toglie più? E questa è un'ottima combo da poter utilizzare. In più ovviamente poi lo possiamo anche utilizzare sempre col drago metallico occhi rossi, che evoca specialmente dal nostro cimitero. Poi il drago argento occhi azzurri, ovviamente questo è utilizzabile tramite tuner livello 1, è un non tuner di tipo normale, quindi drago bianco insieme ai livelli 1 che abbiamo. Poi Leo, custode dell'albero sacro, che appunto è un livello 10, che in questo caso possiamo farlo direttamente o con lui, quindi fare lui insieme a un tuner, nell'eventualità, non lo so, se abbiamo, che ne so, Drago 107, attivando l'effetto, annulla tutte le carte nel terreno, quindi lui è inutilizzabile, praticamente, perché non può neanche evocarci, quindi ci possiamo evocare, oppure utilizzare il combo con Drago di Labrodite con un numero, con un livello 4 che abbiamo, quindi Drago Apocalipte o Frusta Serpente Frusta, e dicendo. Poi invece ha mangiato le stelle, che possiamo farlo direttamente con Fiamma Nera che è livello 5 e Labrodite che è di livello 6, quindi diventa livello 11, e possiamo fare direttamente lui. Poi, vabbè, le magie, appunto sono, l'ho detto, baratto, reliquiario, pianto d'argento, la sepoltura sciocca per mandarci una carta al cimitero in base a quella che ci può stare in quel momento, e poi queste di qua, appunto, sono abilità risolutiva, che per me questa è una carta da giocare in tutti i mazzi, perché annullare, che è come se si fossero quattro carte, funziona sia nel turno, sia nel terreno che dal cimitero, una volta per un, quindi è come averla quattro volte. Esplosionaria la Fenice è un'ottima carta, perché comunque ci permette di mandare carte al cimitero. In questo caso possiamo mandare un drago bianco se abbiamo pianto d'argento in mano, o mandare praticamente pietra bianca della leggenda per metterci un drago bianco se abbiamo il baratto, o comunque per popolare il cimitero con i draghi, visto che per evocare specialmente dobbiamo rimuovere un mostro oscurità, un mostro luce. E in più giustamente ci mette al top deck una carta all'avversario, che può essere comunque ottima per bloccare temporaneamente la sua mano. Poi Compulsory, Bottlemess e Warning, che sappiamo quello che fa. Quindi questo è il mazzo, è un mazzo, è carino, funziona benissimo, l'ho giocato e gira abbastanza bene. Poi io sono sempre, per me, amante dei draghi. Per me il deck drago è il deck per antonomasia, i draghi sono draghi. In più, comunque, sono contento perché inizialmente veramente era stato. C'è stato un momento in cui però pure scoraggiato, perché non riuscivo a trovare un equilibrio nelle carte. Perché non è facile andare a utilizzare carte comunque con quei tipi di effetti. Perché comunque, ripeto, sono carte sempre debolucce, sono tipo due tipologie di carte completamente opposte, che di per sé non hanno un legame intrinseco, però giocando di astuzia e abilità, cercando praticamente di trovare trovare appunto delle carte che potessero sfruttare al meglio quei loro effetti, alla fine praticamente sono contento del risultato. In ogni caso, comunque, questa è una versione che non richiede grosse carte,
Quindi come valore, cioè vale poco. Cioè sono carte che valgono praticamente niente. A parte che ormai il Drago Bianco è uscito già quasi già un anno fa. Quindi ormai non lo gioca quasi più nessuno. O comunque lo giocano. Cioè chi lo gioca forse l'appassionato sempre il Drago Bianco. Com'è, comunque com'è, perché io, per me il Drago Bianco per me rimarrà sempre simbolo di Yu-Gi-Oh! Però comunque dico, in ogni caso sono, cioè per chi volesse, si volesse montare comunque questo deck, economicamente non costa niente, che sono tutte carte comuni, facilmente reperibili, anche magari qualcuno le ha usate, si può benissimo giocare. L'extra magari è quello che è, anche se poi alla fine quella che vale 3, l'extra comunque è quello che più o meno si gioca quasi in tutti i deck, quindi non sono comunque, anche se si spende un qualcosina in più, non sono soldi buttati al vento. Comunque, detto questo, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Vediamo se riusciamo. Dovrei fare un'altra decklist. Non so, altri due utenti mi chiedevano una decklist Shadol e un'altra pure l'Iceborne Shadol. Quindi vediamo quale dei due chi ha chiesto prima, vediamo quale farà. Comunque, se fare questo o se riesco a farlo comunque prima che escono praticamente la nuova edizione speciale della collezione 5DS, che faremo l'unboxing. Quindi tenetevi pronti per il prossimo video. Detto questo, un saluto, un abbraccio e alla prossima!